Gli obiettivi del progetto sono la valorizzazione di scarti legnosi derivanti dagli imballaggi in un'ottica di economia circolare per la produzione di gas di sintesi combustibile, gas rinnovabile diremmo, e un prodotto carbonioso che chiamiamo char, che può essere riutilizzato nell'industria o nell'agricoltura. Il processo di gassificazione che andremo a studiare durante il progetto Friendship prevede la trasformazione di residui legnosi di imballaggi come ad esempio i pallet, le bobine o le cassette della frutta in gas di sintesi e char. Il gas di sintesi composto da metano, anidride carbonica, monossido di carbonio e idrogeno può essere considerato un sostituto del gas naturale per la produzione ad esempio di energia termica oppure, se utilizzato in condizioni cogenerative, per la produzione contemporanea di energia elettrica ed energia termica. L'altro prodotto della gassificazione che andremo a investigare è il char, che si presenta come una polvere dal colore nero intenso. Per via di questa sua caratteristica andremo a studiarlo come sostituto di pigmenti di origine fossile all'interno delle plastiche. Un'altra applicazione che andremo a studiare per questa polvere coinvolge l'ambito agricolo. In particolare andremo a valutare il suo potenziale come additivo per il compost.